Ciao a tutti e bentornati qui sulla Landkreis Rostock. Come vedete continua a piovere come nella puntata precedente e andiamo a, o per meglio dire continuiamo dove abbiamo smesso nella puntata precedente, cioè con il taglio degli alberi. Questa è tutta roba che abbiamo fatto con la missione, che significa che questa è tutta già fermentata. Wow, ho capito, questo era in viaggio mentre stava mentre era a carico, che significa che quando salviamo con lui carico succede questo. Ho spulciato un po' internet per il semplice fatto che non mi piaceva quella questione degli alberi che non riuscivo a tagliare. E diciamo che spulciando alla fine ho trovato un taglia alberi. No, basta. No, scarica di nuovo. Stavo dicendo, ho trovato uno di quei taglia alberi, uno Scorpion King di preciso, non su internet, ma su coso lungo per forza deve essere, ma sul modup. Cioè, in poche parole, io spulcio internet dopo una mezz'oretta e qualcosa di cercare su internet, l'ho trovato poi alla fine nel modab, che è, qui lo devo attivare perché ogni volta sta cosa qua lo odio. Perché riattivarlo se l'avevo lasciato in ogni volta, cioè non lo so. Allora questo lo carichiamo magari alla fine. Proviamo a caricarlo qui. Comunque c'è scritto che riesce a tagliare anche quelli, wow, anche quelli più larghi come tronchi. Ora poi dopo andremo a provare, vediamo se anche in questa puntata o in quella prossima, comunque proveremo. Vediamo se quello funziona. Ma beh, dove è andato a finire qui? Li carica o non li carica? Adesso c'è quello lungo in mezzo che dà fastidio. Allora, scarichiamo di nuovo tutto. Quello lungo lo metto sotto e gli altri li metto sopra. Quello con la macchina aspetta, no. Non penso che 2 minuti per una persona che sta lavorando. Allora prendiamo questo, allora quello ci dà la possibilità, almeno ci dovrebbe dare la possibilità di tagliare i tronchi lunghi, cioè larghi e più lunghi rispetto a quello che c'è di nel gioco, che significa che avremo la possibilità di tagliare i tronchi lunghi per quanto è il rimorchio, spero almeno. Cioè, no, questo c'è scritto. Io l'unico problema, l'unica cosa che ho il dubbio è il discorso della larghezza dei tronchi, ma lo proveremo, poi vediamo. Ok, allora, altri tronchi non ce ne sono. Questo... con l'acqua a volte il mouse non si vede,
Scarica tronchi. Segheria, carica tavole. Vabbè, tu vai lì per adesso. Poi questo l'avevo lasciato così, ok. Questo è quello che c'è di default nel gioco, che questi alberi qua purtroppo non li taglia. Ah, questo l'avevo mandato qua per ampliare un pelo il coso, perché con 50.000 quegli alberi lì lo riempiono e perdiamo tantissimo cippato, e noi vogliamo estrarre il massimo. È vero che ci costerà un tot modificarlo, però allora siamo a 500.000. No, il minimo quant'era? Io ce l'avevo così. No, l'avevo già modificato. L'avevo già modificato. L'avevo già modificato. Non mi ricordavo. È un po' di tempo che avevo registrato l'ultima puntata. Un po' di tempo fa. Allora, lasciamo. Ok. Poi dove siamo? Altri mezzi in funzione non ce n'erano. Perfetto, vediamo se nel frattempo qualche missione. Wow, avvolgi balle 193. Non sarebbe neanche male. Ma sì, tanto la facciamo mentre tagliamo gli alberi, non è un problema. Quando smette di piovere, vediamo. Beh, intorno a mezzogiorno, che ora sono? Beh, fra un po', dai. Ok, nel frattempo non so cosa facciamo, che mandiamo il nostro trattore. Ah, adesso ci ho collegato il coso, quello grosso. No, è qui. Mandiamo il nostro trattore a tagliare l'erba. Ok, questa la rimettiamo dentro qui. Va. Ok, allora tu vai al 37. Possiamo mandarlo via anche da qui. Ok, allora. Che poi non ho neanche presente dov'è il 37. Fammi andare a vedere. Ma qui. Però. Non ho salvato il percorso. Vabbè, lo calcoleremo quando siamo lì. Devi andare dritto. C'è il percorso. Perché vuoi andare su quello? Non è che per caso. No, il percorso c'è. Ok, allora direi di. Siamo al punto giusto. Fammi vedere una cosa.
Allora, carica tavoli. Ah, scarica tronchi, era di qua. Lui fa questo giro qua. Ma no, ok, va bene. Scarica cippato. Ah, è lì. Scarica i tronchi. Ok. È troppo indietro. Dobbiamo mettere un pelo più avanti. Perché voglio. Proviamo, eh. Allora, allora non è qui. Ok, voglio fare una prova, lo so che non funziona, almeno non dovrebbe, perché non, il rimorchio questo qua non penso che sia adeguato a farlo, però voglio fare una prova, vediamo, non si sa mai. No, addirittura tira proprio avanti, il che significa che lui non si ferma perché non riconosce il trigger o quella roba lì. Ma vabbè, allora niente, lo lasciamo così, scarichiamo a mano per come abbiamo fatto sempre, dai. Non penso che sia un problema, almeno quello. Da 4.000 non è un problema. Ok, allora torniamo a cambiare questo. Tu torni indietro. Beh, e noi andiamo a tagliare un po' di alberi, il che significa che intanto spostiamo questo da qua perché ah, non si, io non vedo un masco all'acqua. Ok. Attiviamo questo. Voglio togliere un po' di alberi che sono in mezzo a questi grossi, così facciamo anche, vediamo, riusciamo a vedere meglio quello che è. No, aspetta, togliamolo in alto. Cosa hai fatto? Ma vedete? Prima era 50.000, io perdevo 23.000 di cippato ogni volta. Invece così lo recupero fino in fondo. Perché ci sarebbe anche il T-Rex o qualcosa del genere, che anche quello è un bel arnese. Il problema è che quello costa troppo, anche il noleggio di quello costa troppo. Ha di buono però che è molto più veloce di questo.
Torniamo un altro. Così faccio che lo tengo lì, posizione vicino proprio al camion, così il camion va e viene e si carica da solo. Ce n'è un altro. Gli altri non li taglio perché a questo punto voglio provare quello. Lo Scorpion King. Anzi, sapete cosa vi dico? Facciamo una cosa. Che ci andiamo subito. Allora, vediamo. Dov'è questo? No, ci mancano 100.000 e non li abbiamo e non so neanche come farlo. Potrei vendere le balle, vediamo un po'. Se vendo le balle adesso, quanto me li pagano? O per meglio dire, quanto ci perdo? Abbiamo 3, 3, 3, 3, 16. 3, 16 per massimo 3,40. Allora, se penso che per il noleggio ci vogliono altri 30.000. Ci vorranno altri 30.000 per noleggiare questo. Vediamo. Beh, io direi che 20.000 con la differenza che mi costano le balle non riesco a fare. Allora, facciamo una cosa. Che è? Carichiamo, ricarico con questo così ce ne vanno un po' di più. Ok, e questi. Sono caricato, qua non me lo dice, qua mi dice balle quadre. No, sono tutti insilato. Allora, dove dovevano andare? 3 e 16, impianto biogas 99. Allora, mostra luogo, vediamo dov'è. No, qua è dove vuole l'erba. Perché non me lo dà? Allora, vediamo un po' se allora, secondo me il problema dov'è? Che ci sono due impianti biogas. Trincea allevamento mucche. E trincea allevamento maiali. Vediamo se l'allevamento maiali dov'era. Aspetta, no, facciamo così. Allora. Ovini. Qua cosa c'era? Maiali, eccolo qua. Vediamo se qua c'è anche un biogas, perché la trincea c'è. E infatti, secondo me è questo. Perché quello là sotto ha un altro nome.
Direi proprio che è questo. Allora, andiamo a vedere se c'è qualche porta da aprire. Beh, un bel allevamento di maiali io fino adesso non l'ho mai avuto in nessuna mappa. Ah, lì. Quasi quasi invece di andare sulle mucche potremmo andare sui maiali. Perché non lo apre? Ah, perché non è nostro? Cioè, se io volessi vendere la roba lì, non posso? È il colmo. Fammi vedere una cosa. Aspetta che mi metto su uno di questi. Queste sono tutte le trincee. Allora, forse qui c'è un ingresso, vediamo. No, mi sono sbagliato. Allora, vediamo dov'è. Perché a questo punto, se non me lo fa aprire, non è inutile mandare qua. Questo era quello di poco fa? No, questo è un altro. Ok, questo me lo fa aprire. Ce ne sono altri. Ce n'è uno qua, ma questo è quello che va nella stalla, diciamo che nel pascolo esterno. Beh, io direi di mandarlo qua. E poi vediamo, dai. Allora, dov'era? Qua. Allora, allevamento maiale qui. Oh, wow, io direi che mettiamo in silo carica e lui va lì e poi vediamo come metterlo, dai. Vediamo se riusciamo a vendere lì o là non è possibile. Ok, tu sei arrivato, calcoliamo il percorso. No, era qua. E facciamo. Sì, 3 metri. Ogni volta c'è questa stessa cavolata. Ora 2,70 perché non è aperto. Cioè, boh, non lo so, guarda. È pure aperto adesso. Allora, stacco. E riattacco, vediamo. Se non lo fa adesso, lo faremo a mano. E che devo dire? Boh, adesso l'ho fatto. Direi che 4
4x9, 36. Ma diamone un altro, tanto alla fine. Allora, 36, anche perché quello è 19, 19, 19 fa 38. Ma no, diamone un altro, ok. Le c'è l'isola, facciamo semplice, ok, perfetto. Ora ci metto un po'. Wow. Sì, va bene. Ok, allora tu puoi pure partire, aspetta che ti... Vabbè, adesso se la vede lui, noi andiamo a tagliare gli alberi, dai, perché altrimenti qua ci mettiamo troppo e non facciamo, non concludiamo poco. Ok, dov'è? Allora, avevamo detto tu. Così va bene, dai. Tagliamo l'ultimo. Tanto quanto ne ha? In questo caso ne ha 200. Ah, 300.000. Quello deve fare 6 viaggi per vendere tutta questa roba qua. Aspetta che tolgo pure quel tronco. E dai. Allora, fammi vedere. Io direi che mi parcheggio qua. Tu sei a posto. Come vedete, tu sei già pieno. Allora, tu sei a posto, puoi andare. Potrei noleggiare anche un altro rimorchio, però dopo mi serve anche il camion, il che significa che non è possibile. Allora, questo lo tolgo per adesso, che non serve, e noi andiamo al nostro Komatsu. Che fin quando non abbiamo i soldi non ne vale la pena noleggiarlo di nuovo perché costa altri 20.000. Tanto vale che per 20.000 aspettiamo un po' che abbiamo i soldi. Secondo me riusciamo a farli anche con questo. Tagliamo un altro rimorchio di legno con questo e dopo abbiamo direttamente i soldi per comprarlo. Allora, questo va. Direi che aspetta. Allora, questo non serve più.
L'avevo messa a 6 metri? Sì. Così 6 metri, 6 metri, carichiamo due pile. Nel momento in cui abbiamo l'altro che fa i 12, andiamo a fare direttamente una pila di legno. Allora, questo non lo taglia. Certo che... quello neanche, forse questo. Guarda, mi auguro proprio che quello funziona, perché ogni volta devo scartare la legna e mi gira un po'. Cioè la legna, devo scartare gli alberi che devo tagliare o meno, non è che... Oh, anche questo è fatto. Vediamo, c'è un altro qua. Quello è grosso. Ma questi due sì. Perché se li facciamo più lunghi dovremmo incassare anche qualcosa in più. Per adesso guadagniamo intorno ai 30, 36, 34, quant'era? Boh, mi ricordo. Se non sbaglio, ma poi in caso dopo vado a vedere. Vabbè, vedremo anche questo, perché questo ormai va venduto con quelli da 6 metri. Allora, per riempire un rimorchio ce ne vorranno minimo, adesso siamo a 3, minimo altri 3. Ok, ce n'è un altro qua, che questo dovremmo farcela. Allora, cipato arrivato. E il nostro... Allora, il trattore con le balle è fermo. Sicuramente l'entrata era dove... Dove c'è il cancello che non riusciamo ad aprire? Mannaggia. A vedere. Proviamoci di nuovo. Niente a fo. Niente, allora facciamo il giro dall'altro lato. L'unica cosa che... Qui c'è ingresso e uscita. Dov'era l'altro? Perché se è così che qua non riesco a entrare, quasi quasi stacco un pelo, stacco due punti di autodrive, così che... Utilizzo questa per entrare e per uscire. Infatti. Ok, allora andiamo. Dov'era? Qua.
Perché quello si chiama Allora, quello grosso si chiama agriculture, e invece questo dovrebbe essere quello, perché poi ce ne sono due, non ce ne sono tantissimi. Scarica subia, ok. Allora, utilizziamo il punto, vediamo se funziona questo rimorchio qua. Allora. No, questo non scarica. Allora, perché il trigger effettivamente è alto, vediamo, cioè basso, il che significa che lui dovrebbe scaricare a destra o a sinistra. L'unica cosa che possiamo fare qui è questa. Forse sarebbe il caso prima di provare anche se funziona. Funzionare ha funzionato. Dobbiamo metterlo un pelo indietro, ma va bene, dai. Beh. Allora, devo farlo un pelo più dritto e devo fermarmi un pelo più indietro. Va bene, ok. Allora, aspetta un attimo che torno a... E vai. Allora... Allora, aspetta che... Allora, anche se con questo rimorchio qua non funziona, perché lui scarica solo sopra il rimorchio, questo non ha la possibilità di scaricare né a destra né a sinistra, però provo a registrare comunque il percorso, perché nel momento in cui ci verrò con il camion, quello scarica a sinistra il rimorchio e posso farlo. Direi che un punto di fermata qua va bene.
poi decido da dove andarmene o utilizzo, anche perché non so se tutti e due sono collegati o meno. Aspetta. Fine registrazione, per favore. Beh. Vabbè, facciamo così. È la tastiera il problema? Bene. Così lui va in là. Allora, questo non dovrebbe far parte di quello, ok. Nella speranza che questi punti qua sono collegati, spero comunque collegati, vediamo un po'. Allora, intanto prendo il rimorchio e piazzo anche il punto di scarico. Sì, va bene questo. Allora, lo salviamo con scarica. Ok. Bah, ho preso la bottiglia in pieno, ok. Allora, da qua è collegato, da qui va, va anche in là. Mettiamo il caso che lui quale prende? Prende, dovrebbe prendere questa. Dritto, dritto, dritto. Poi sinistro dritto per lui uguale, va di, mettiamo a caso che vada di qua. E qui c'è di nuovo l'uscita. Allora, stacco l'uscita di qua e l'entrata. Allora, via. E via. Così lui, l'unica possibilità che ha per andarsene da lì, spero che è quella. Vediamo. Provo leina subito. Allora. Dobbiamo tornare in fattoria. Ah, che cacchio di rimorchio, se non ho messo in reset non parte. Vabbè, lui è partito, vuol dire che la strada comunque c'è, perché altrimenti non parte.
Questo sta lavorando alla grande. Vedete, il camion è già tornato. Lui in posizione lo riempie. Solo che ci dobbiamo salire sopra. No, bene. Allora, altri due o tre alberi. Devo trovare i piccoli. Dove sono quei, diciamo, piccoli? Questo no, ma ogni volta però devo cercare l'albero giusto, mi sta rompendo. Siamo a 2,30, ancora non abbiamo i soldi, ma questo però dovrebbe tagliarlo, dai. Questo lo taglia? Vediamo. Wow, non vedo niente. Troppi alberi comunque. Ok. Allora, proviamo se riusciamo a riempire il rimorchio, perché altrimenti ne tagliamo altri due o tre. Così tiriamo via. Ok, quello è arrivato, bene, carichiamo questo. Se questo si riempie, mandiamo via questo. E con i soldi che becchiamo della legna andiamo direttamente a comprare il nostro Scorpion King. Allora, qui ce n'è uno.
Proprio quello che volevo evitare io. Non lo so, io vado un pelo indietro. Ok. Ecco, è a posto. Ah, c'è il tronco davanti. E non riusciamo ad andare avanti proprio per quello. Ma non si vede. Oh, io non vedo niente, ragazzi. Cioè, è assurdo. Ogni volta divento matto con questa telecamera. Figurate. Mi posso figurare voi che guardate. Secondo me è peggio ancora. Carica un po' due tre dietro. Ok, allora. Quindi, oh, ce n'erano ancora tagliati. Sì, dove erano? Andiamo in qua. Ricordo male io. Ecco dov'era. Ma ancora non è pieno. Abbiamo bisogno di minimo altri due, tre alberi. Adesso me lo parcheggio vicino, così almeno. Allora, aspetta un attimo, che mi sembra che questo qua era arrivato. Allora, se mettiamo già queste, un po' di cippato, vendiamo la legna, ce la dovremmo fare. Dai, allora, dov'è? Fa quel giro lì, va bene uguale. Questo ancora qua di roba ne ha. Allora. Questo lo taglia? Ok. No, questo non lo taglio. Infatti. Nemmeno questo. Oh no, forse questo sì. Uffi, che palle sti alberi però. Ma questo l'ha proprio abbracciato.
Guardate un po', l'ho preso in Pier. Ok, ce n'è qualcun altro qua? Allora, vediamo questo. Questo ci sono passato a fianco. Allora, dov'è? Un altro solo, vediamo se questo lo prende e poi direi che dovrebbe bastare, dai. Oh, l'ha tagliato alto. Oh, questo tagliamolo qua. E questo lo mettiamo qua. Ok, penso che questi dovrebbero bastare per fare un pieno e mandare via il camion. Dai. Questo non lo vuoi, bravo. Beh, direi che va bene. Allora spegniamo. Se riesco ad uscire. Produzione dov'è qua? Allora, carica tronchi. Beh, direi che questi non mi sono allontanato troppo? Forse mi devo avvicinare un pelo. Eh sì, siamo lontani. Secondo me devo stare dentro a quella rientranza.
Infatti. Ah, non li ho spinti fuori. Dai, questo perché non lo vuol prendere? Eppure li ha presi tutti. Ah, perché questo ancora non è fermentato, è il 57%. Beh, allora facciamo una cosa, che lo lasciamo qua. Anzi, no. Proviamo una cosa, lasciamolo qua. Nel momento in cui sarà fermentato al 100%, probabilmente lo prende da solo. Allora, direi che abbiamo i soldi per andare a comprare il nostro Scorpion King. Era 3,85. Oh, no, ancora no. Dobbiamo aspettare che vendiamo la legna. Beh, allora a questo punto, sapete cosa vi dico? Che vendo la legna. Poi compro lo Scorpion King e nella prossima puntata andiamo a verificare effettivamente se sarà un investimento giusto o un investimento sbagliato. Ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto. Ciao.